Bentrovati, è passato un giorno, la lama è ancora nelle braci, ora la priorità è quella di controllare se l'operazione di ricottura è riuscita bene. Ricordo per chi non ha visto il primo video precedente, che la ricottura è quell'operazione con la quale si va ad eliminare la tempra, si porta l'acciaio a color rosso-arancio e lo si lascia nelle braci l'intera notte, l'intera giornata. Come si procede al controllo della ricottura? Per chi non ha strumenti, non ha durometri che sono costosissimi, basta una lima, basta grattare l'acciaio con una lima e praticamente la lima deve scalfire l'acciaio, che sta ad indicare che l'acciaio è più morbido della lima. Ipotizzando che una lima sta sui 60 HRC di durezza, dovrebbe poter scalfire l'acciaio se è stato ben stemprato. Oppure al massimo, se l'acciaio è spesso come questo, si prova a fare un foro con una punta da ferro per vedere se l'operazione di ricottura è avvenuta correttamente per tutto lo spessore dell'acciaio, perché magari si è stemprato soltanto la parte esterna dell'acciaio, ma il cuore, la parte interna dell'acciaio è rimasto duro. Tramite questa operazione di foratura ci si rende conto che la punta arrivata magari a metà dello spessore dell'acciaio va un po' più dura, i trucioli sono meno puliti, sono più a scagliette, quello sta ad indicare che l'acciaio è ancora duro. Quindi in tal caso, se è eccessivamente duro, si riprocede a un'altra operazione di ricottura. Vedono già i trucioli d'acciaio.